Stadio Pallozzi ancora amaro per l'Ovidiana Sulmona, costretta a cedere l'intera posta in palio allo Scafa Passocordone. Tanta amarezza da parte dei padroni di casa per non essere riusciti a concretizzare diverse occasioni contro un avversario che è stato favorito anche da una rete all'inizio. Cardilli propone un modulo con Lalli dietro Aquino e Marino, schierato quest'oggi come punta. Sull'altro fronte si registra l'esordio con il gol del classe 2003 Davide Battistelli. La sua marcatura arriva dopo appena 5 minuti. Corner di Felli con la difesa di casa che prova ad allontanare, sinistro di Battistelli con palla prima sulla traversa e poi in rete per l'1-0 ospite. Non si fa attendere la reazione dei sulmonesi, conclusione di Aquino parata in due tempi da Rosano. Lalli a tu per tu con Rosano non riesce a superarlo. Tiro di Aquino con palla ribattuta e poi Marino dentro l'area manda le stelle. Tuzzi insidioso sul calcio d'angolo costringe Rosano alla deviazione. L'Ovidiana Sulmona riesce a pareggiare alla mezz'ora. Dopo una rimessa laterale c'è il cross dalla sinistra di Scutti per la testa di Federico ed è 1-1. Agguantato il pareggio, la squadra di Cardilli ci prova su punizione. Tocco di Tuzzi per Aquino con palla in out. Lo Scafa Passocordone risponde con una punizione di Felli. Nel recupero conclusione dalla distanza di Pacella, ma Rosano risponde presente. Si va al riposo sull'1-1. Nella ripresa, primo sussulto con Federico e poi non va nemmeno dopo una conclusione di Marino. All'undicesimo nello Scafa Passocordone lascia il campo il classe 2003 Battistelli, soddisfatto per il suo esordio con il gol, ed entra Secamiglio. Un minuto dopo si alza qualche protesta nell'area ospite per un presunto mano. Lancio di Tuzzi per Lalli, in area prova a fermarlo Evangelista e l'arbitro Mario Leone di Avezzano assegna il calcio di rigore. Alla battuta si porta Aquino, ma Lorenzo Rosano si supera intercettando il tiro del bomber Peligno e salvando il risultato. Il penalty fallito peserà come un macigno alla squadra di Cardilli. Nuovo spunto in avanti da parte di Tuzzi, ma Pacella dentro l'area viene chiuso. Il numero 8 Peligno viene poi sostituito, al suo posto Salas Garzia. Aquino ci prova con un destro che finisce sull'esterno della rete. Roberto De Melis procede poi a due cambi, prima Izzicupo al posto di Sangare e poi Troiano subentra ad Evangelista. Al 37esimo c'è qualche mugugno da parte del pubblico quando Cardilli decide di togliere Marino, in campo entra Bianchi. Al 39esimo per l'Ovidiana Sulmona arriva quel che non t'aspetti. Lo Scafa Passocordone sfrutta una ripartenza, in avanti Vettese trova lo spazio giusto per realizzare uno strepitoso gol che regala 3 punti d'oro alla sua squadra e getta nello sconforto il pubblico di casa. Cardilli prova il tutto per tutto inserendo a Lulli al posto di Scutti. Al 90esimo Lalli lamenta un tocco con il braccio dentro l'area di un avversario. L'arbitro concede 5 minuti di recupero, ma il punteggio rimarrà invariato. Vince lo Scafa Passocordone che spugna il Pallozzi. Tornano dunque al successo i ragazzi di De Melis, mentre l'Ovidiana Sulmona perde la partita e anche il secondo posto.